Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, buongiorno innanzitutto, come va? Buon pomeriggio, non so quando verrà pubblicato questo video, ma voce direttamente ragazzi dalle regioni, dalla regione transalpina. Ragazzi, la Juventus negli ultimi giorni si è recata tramite alcuni insomma emissari e avvalendosi anche di alcuni intermediari all'incontro per discutere di un giocatore, oserei dire molto molto interessante, che sono sicuro ragazzi vi piacerà veramente molto. Quindi ne parliamo un pochino insieme, cerchiamo di capire un pochino qual è la situazione, visto che comunque ci sono veramente un sacco di cose da dire. E vi invito innanzitutto, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Raga, questo è importantissimo. Vi serve perché se voi non ricevete i video da YouTube e non vi viene mostrato il video da YouTube con la campanella, teoricamente praticamente riuscite a vederlo comunque. Quindi non vi volete perdere i video, attivate la campanella. In alternativa ovviamente io vi invito a scaricare, vi invito ovviamente a scaricare il link in descrizione, o meglio l'app in descrizione. Cliccate sul link, c'è l'app di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, un'applicazione veramente straordinaria che vi consente di rimanere aggiornati sul calcio. E poi ovviamente trovate anche i miei link social, in particolar modo Instagram, che vi permette sempre di aggiornarvi, perché qualora non riusciste a vederli su YouTube, su Instagram io pubblico i link dei video nelle storie, quindi andate lì e fate quello che ritenete più opportuno ragazzi, così ci parliamo insomma, anche perché parlo con voi molto su IM di Instagram. Allora, il nome di Benoît Badiashile probabilmente dirà qualcosa a qualcuno e niente a molti. Diciamo che non è un giocatore particolarmente popolare, non è un giocatore particolarmente gettonato, ma è un talento di soli 20 anni, se non erro, che gioca nel Monaco. Badiashile è uno dei pupilli di Zinedine Zidane, per questo è finito sui giornali in Francia molte volte, perché si parlava di un suo acquisto. Quando sulla panchina del Real Madrid era presente Zinedine Zidane, si parlava teoricamente di questo acquisto, e quindi di conseguenza insomma c'era questa possibilità che Badiashile raggiungesse il Real Madrid. Poi le cose sono andate in maniera diversa, perché comunque questo giocatore ha avuto degli infortuni, ha avuto un calo muscolare, anche un calo fisico sicuramente molto importante, quindi essenzialmente non se n'è fatto nulla, ma alla fine del discorso rimane comunque uno dei talenti internazionali più forti all'interno della sua, diciamo, generazione per quanto riguarda il ruolo. Diciamo che di Badiashile a me piace la capacità che ha di essere un difensore completo, nel senso, quando io vedo giocare questo giocatore non riesco a idealizzare, cioè non riesco a prendere questo giocatore e a metterlo all'interno di una classe di difensori, ok? Cioè, di solito dico, sai, questo difensore in posta ma ha dei problemi in marcatura, questo difensore ha problemi in marcatura ma comunque sa impostare, oppure non sa impostare ma comunque è bravo in marcatura. Lui invece è un giocatore che sa fare un po' tutto bene, ma niente in maniera eccellente, cioè sa marcare bene gli avversari, ma presenta delle lacune soprattutto dal punto di vista tattico, che è ovvio, perché comunque a 20 anni credo sia normale avere delle lacune dal punto di vista tattico. E poi sa impostare molto bene, anzi secondo me sa più impostare che difendere corpo a corpo. È un giocatore molto educato dal punto di vista tecnico, riesce comunque a fornire ai giocatori della propria squadra, in generale fornire anche ai giocatori offensivi, una linea di gioco maggiore. È la prima linea di impostazione delle squadre all'interno delle quali si reca, ma comunque un giocatore veramente molto interessante, il cui contratto io purtroppo non so quando scada, perché non ho quei dispositivi che mi permettano di controllarlo, ma comunque non è un contratto a lunghissimo termine, mi auguro. E la Juventus, secondo quanto si scrive appunto dalle regioni, diciamo transalpine, dalla Francia in particolar modo, sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni per questo giocatore. Ovviamente quando si parla di Badiashile si parla di un difensore centrale mancino, se non erro, quindi di un giocatore che potrebbe far coppia con De Ligt. Onestamente parlando ragazzi, io credo che la Juventus rimanga molto focalizzata sui nomi che si sono fatti fino ad adesso, nel senso che se io ti devo dire e ti devo fare un'analisi, diciamo, di tutto quello che io vedo per quanto riguarda a livello difensivo, direi che la Juventus cerca un difensore con qualità diverse,
di età sicuramente diversa e con un'attitudine diversa. Badia Shield può essere considerato un'alternativa attualmente, cioè un nome che la Juventus sta, diciamo, prendendo in considerazione qualora i nomi principali non andassero in porto. Ad esempio, i nomi principali, ragazzi, sono sempre i soliti: Rudiger, Bremer, Milenkovic. Sono giocatori che vengono attualmente prima di Badia Shield e sono giocatori che comunque è normale che vengano prima, perché comunque sono tre giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, comunque rappresentano dei salti di qualità, se vogliamo. Rudiger è un giocatore eccezionale sotto tutti i punti di vista, perché comunque è un giocatore che secondo me nel suo ruolo rappresenta palesemente un top player. Cioè, per quanto si possa dire, per quanto si possa parlare, per quanto effettivamente si possa diciamo discutere, io credo che Rudiger oggi rappresenti comunque uno dei primi 10 centrali al mondo. Poi che le richieste di Rudiger siano fuori dal normale, siano esagerate, siano sicuramente delle richieste non idonee secondo me a quello che lui poi ti dà, sono d'accordo assolutamente con voi, però comunque non si può negare che comunque non si può assolutamente diciamo che non si può negare la capacità che ha questo giocatore sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista difensivo, della leadership, della tattica. È un giocatore completo che a 28 anni rappresenta uno dei migliori al mondo. Poi ci sarebbe Bremer, che giustamente è un giocatore diverso, dotato di qualità diverse, molto più arcigno, molto più duro, ma comunque un giocatore secondo me di qualità, secondo me di grande qualità difensiva. Peccato che Bremer continua sempre ad essere vicino all'Inter, perché l'Inter quest'anno deve capire cosa fare con De Vrij, quindi di conseguenza se quest'anno l'Inter cede De Vrij e lo vuole cedere per circa 25 milioni, l'Inter con quei soldi va a prendere Bremer, perché l'intesa fra Bremer e l'Inter c'è già, l'intesa verbale ovviamente, quindi si sta parlando solo di un gentleman agreement, di un accordo, diciamo così. Quindi è un difensore che piace molto alla Juventus, ma la Juve si è mossa con un po' di ritardo e questo è il problema. Personalmente lo ritengo un futuro top. Attualmente, per quello che sta facendo vedere, secondo me veramente è impossibile non vederlo un futuro top, perché non considerarlo un futuro top, perché raga, palesemente lui veramente è di un livello superiore a tantissimi altri giocatori che trovi a prezzi molto superiori, quindi si sta parlando di un giocatore nettamente diverso. E poi ovviamente parliamo di un giocatore come Milenkovic, che ha una clausola rescissoria bassa, perché comunque tu paghi 15 milioni e te lo puoi prendere tranquillamente. Ti prendi un giocatore che gioca in Italia già da tanti anni, abile sia in fase di copertura che in fase di impostazione, per rapporto qualità-prezzo probabilmente è il migliore. Però giustamente secondo me Milenkovic non è ancora forte come Bremer e non è ancora forte come Rudiger, quindi dei tre è quello che costa meno, ma è anche quello che ti dà meno certezze a livello di copertura, parere mio personale. Poi giustamente se dovesse arrivare Milenkovic, secondo me il nome più probabile che possa arrivare, a mio modestissimo avviso, sarebbe un buon acquisto. Però non è che io vada a dire che Milenkovic sia già un top, perché lo devo osservare un pochino meglio e secondo me non lo è ancora da quel punto di vista, e quindi bisogna rendersi conto, ecco, che cosa fare. Comunque vada, cioè l'anno prossimo bisogna comunque prendere, la prossima stagione voglio dire, bisogna comunque prendere un difensore centrale di livello. Il secondo sarà Gatti, che comunque è stato prelevato a gennaio, è un giocatore comunque diverso per qualità, perché comunque ricorda molto Chiellini, sostituirà probabilmente Rugani, che è un giocatore che insomma probabilmente lascerà la squadra, però serve qualcuno che vada a sostituire Chiellini, e intendo il Chiellini di un tempo, non il Chiellini di oggi che fa 10 partite, 15 partite. Io intendo il Chiellini che fu, cioè un giocatore completo, totale, che ti dia un apporto, raga, perché diciamoci la verità, quest'anno a livello di centrali siamo stati sempre molto carenti. Cioè noi siamo arrivati a giocare le gare più importanti praticamente della stagione con un sacco di infortunati, e siamo arrivati a giocare comunque queste gare in una maniera, cioè, che non so neanche io come abbiamo fatto a metterne veramente in campo tutti, nel senso che ci mancava talmente tanta gente che dicevo, cavolo, questo, oggi chi gioca? Si va a giocare Agnelli probabilmente. Quindi da questo punto di vista, a un certo punto in questa stagione eravamo rimasti come centrali difensivi solo Danilo e De Ligt, che poi Danilo non è neanche un centrale ma è un terzino adattato. Quindi
urge assolutamente un giocatore di qualità in quella zona del campo, preferibilmente mancino. Si cerca un giocatore capace di impostare e di difendere, quindi Badiashile, Milenkovic, Bremer. Bremer meno bravo in impostazione sicuramente, insieme a Rudiger, però Rudiger, Milenkovic e Badiashile sanno tutti e tre comunque impostare, mentre Bremer sa difendere corpo a corpo meglio, ma impostazione poca. Cioè Bremer non è esattamente il giocatore che ti imposta il gioco, in quel caso non sarebbe lui colui che farebbe girare la squadra da un punto di vista delle impostazioni. Molta gente mi dice: Matt, ma tu parli sempre di giocatori che giocano in difesa che sanno impostare, come mai? Mi ha scritto uno di voi l'altro giorno e mi ha detto: ma tu dimentichi sempre che questi sono difensori. Assolutamente sì, nel senso, sono difensori e avete ragione, però il calcio si evolve, ragazzi, si va avanti, e credere che oggi per fare il difensore centrale nel calcio moderno, dico io, bisogna solamente difendere e basta, mi spiace, ma non è così. Oggi sempre più allenatori richiedono comunque ai propri giocatori che giocano in difesa di portare palla, di impostare, di fungere da prima linea di impostazione. Quindi da questo punto di vista, per me, questo è importante. Avere un centrale di difesa che sa impostare è importante, anche perché abbiamo pure Bonucci che comincia a avere qualche annetto, quindi bisogna comunque cominciare a pensare a delle alternative. E non bisogna credere che comunque un giocatore che sappia impostare abbia delle lacune dal punto di vista difensivo, perché non c'entra niente. Perché puoi trovare un difensore centrale capace di impostare con delle lacune difensive, o puoi trovare un difensore centrale che sa impostare senza lacune difensive. Non sempre la capacità di impostazione è collegata alla poca capacità difensiva, questo dico io. Quindi bisogna essere comunque intelligenti nel cercare di scegliere i giocatori migliori, e bisogna cercare comunque di essere intelligenti anche nello spendere la cifra giusta. E qua si torna un'altra volta al discorso di Rudiger, che comunque Rudiger è un altro giocatore che a me piace veramente tanto, ma sta esagerà, perché comunque sta chiedendo una cifra una folle, pazzesca, clamorosa, che secondo me non è normale, perché comunque, cioè, onestamente parlando, ragazzi, cioè, di che cosa parliamo? Ma stiamo parlando di un giocatore che mi sta chiedendo 10 milioni di euro all'anno più 25 milioni di euro alla firma come bonus, che mo c'è sta moda che praticamente quando firmi un contratto con una squadra te devono pagare perché tu hai firmato, che è una cosa che io non tollero, perché comunque, cioè, veramente siamo al ridicolo. E per questo la Juve si guarda attorno, perché la prima scelta della Juve è Rudiger, io vi dico la verità. Poi giustamente da Rudiger in poi la Juve sceglie. Rudiger e Bremer sono stati i primi nomi che sono spuntati quando si è parlato di mercato con Allegri, i primissimi nomi. Poi giustamente se non si può uno, se non si può due per motivi diversi, è normale che insomma si vadano a valutare delle alternative, che possono essere, ripeto, alternative diverse, perché si è parlato tanto di Milenkovic, ma perché si è parlato di Milenkovic? Perché piace comunque alla Juventus, e perché comunque c'è pure una situazione contrattuale un po' complicata, perché comunque Milenkovic ha rinnovato, ma ha rinnovato con questa clausola da 15 milioni, che, diciamoci la verità, raga, quando tu fai un rinnovo con le clausole già è pericoloso, perché vuol dire che tu quel giocatore una cessione la metti in programma. Poi ci aggiungi pure il fatto che insomma sicuramente la clausola è bassa, e quindi ti rendi conto pure tu che la situazione è quella che è. Quindi Milenkovic, diciamo che per me è un giocatore che te lo stanno a dire proprio: lo vendiamo. Quindi bisognerà comunque comprendere se questa cosa ti piace oppure no. Fatemi un pochino sapere nei commenti, cioè fatemi sapere i vostri pensieri, le vostre opinioni su questa cosa, insomma. Fatemi sapere, insomma, chi vi piace di più.